Fuori, dopo ben 9 anni, a Zaretti, dentro Fariseo, il rimpasto di giunta. Voghera è arrivato al termine di settimane di tensioni a Palazzo Gunela fra il partito di Forza Italia e l'ormai ex assessore con deleghe a cultura, istruzione, commercio e teatro sociale. A traghettare questi settori fino alle prossime elezioni comunali, fra circa 6 mesi, sarà dunque la vogherese Martina Fariseo, 23enne, laureanda in legge, che si è detta onorata di questo importante incarico. Una grande sfida, per cui ringrazio di cuore il sindaco che ha voluto accordarmi la sua fiducia. Ho verificato che nel 2020 ricorrerà il 250enario della elevazione di Voghera da borgo a città, e quindi sicuramente questa sarà una grande opportunità per la città di Voghera, che potrà nel 2020 vedere una grande serie di eventi proprio così dedicati a questo importante anniversario, e quindi insomma si potrebbe poi creare un marchio ad hoc che dovrà essere riportato in tutti questi eventi che vorremmo organizzare. Quanto ai motivi sulla fine dell'idillio fra Barbieri e Azzaretti, durato quasi 10 anni, il sindaco non si è sbilanciato, anche se, secondo i bene informati, all'origine di questa rottura ci siano i rapporti sempre più tesi fra il segretario cittadino di Forza Italia, Giampiero Rocca, e la stessa Azzaretti, da qualche tempo, si dice, sempre più vicina alla Lega. Una questione che di fiducia, di rapporti, soprattutto rapporti con il gruppo consigliare di Forza Italia, e di cui abbiamo preso atto. Chiaramente si è lavorato bene per tanto tempo, credo che si sia rotto un po' un equilibrio di rapporti, per cui ho preso atto, non c'erano alternative. Credo che sia stata la scelta che è ricaduta sulla Martina Fariseo, che è una ragazza giovane, una ragazza di 23 anni, credo che sia una sfida importante, un elemento di coraggio di innovazione che spesso la politica non ha, con un guardare al futuro con entusiasmo da parte di occhi di ragazzi giovani che hanno voglia di fare, che hanno voglia di governare anche la cosa pubblica nell'insieme delle loro difficoltà.